Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Nell'ora della prova e della croce, la vostra ricompensa sia presso il nostro Dio. E la sua pace sia con tutti voi. Gli ultimi giorni di Quaresima ci presentano con insistenza il tradimento di Giuda e quello di Pietro. L'oscurità dei giorni della Passione, già carichi della ostilità dei capi, si infittisce con il tradimento di amici e discepoli. Presentiamo al Padre le nostre infedeltà. E facciamo nostra l'antica preghiera delle chiese di Oriente. Oggi, Figlio dell'Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. Non affiderò agli indegni il tuo mistero, né ti bacerò tradendo come Giuda, ma ti imploro come il ladro sulla croce di ricevermi, Signore, nel tuo regno. Tu che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Tu che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Tu che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato. Per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, e ha detto:
È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre. Sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Salve, nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
Anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. Ieri abbiamo ascoltato quella bella pagina di Gesù a casa di Marta, di Maria e di Lazzaro. In quella pagina ieri abbiamo sentito tutta l'intimità dell'amicizia, degli amici di Gesù. E lì si compie un gesto che anticipa quello che accadrà dopo la morte di Gesù. Il gesto dell'unzione, di un profumo costosissimo che Maria usa per i piedi di Gesù. E ieri ci siamo detti: è un gesto di grande amore, un gesto di un amore senza limiti, di un amore che non bada a spese. Dovremmo anche noi vivere un amore senza limiti, proprio come è quello di Gesù stesso, che, dice il Vangelo, li amò sino alla fine. Li amò fino al dono completo di se stesso. Possiamo dire: ci ha amati fino all'ultima goccia di sangue. E lì ci ritroviamo sempre tutti mancanti, perché noi qualche volta addosiamo l'amore, l'amore a Dio o l'amore agli altri. Invece quel gesto del profumo di ieri dice quanto Dio ha bisogno del nostro amore. E il nostro amore è una semplice risposta al suo di amore. Oggi invece incontriamo un altro gesto. Se ieri era un gesto di amore, di donazione, di passione, oggi il gesto del bacio di Giuda è un bacio di tradimento di quell'amore. E allora siamo messi noi di fronte a una scelta, perché è semplice oggi dire: Giuda ha sbagliato, Giuda ha tradito. Nessuno mai potrà dire: dov'è Giuda ora? Ma certamente sappiamo bene quanto è grande e infinita la misericordia di Dio per noi. E allora pensiamoci noi in quella scena. E mi piace sottolineare l'atteggiamento di Giuda, l'atteggiamento di Giovanni, l'atteggiamento di Pietro, l'atteggiamento di tutti i discepoli. L'atteggiamento di Giuda è certamente quello di colui che aveva già complottato tutto per tradire, e lo aveva fatto per denaro, lo aveva fatto perché aveva venduto Gesù a coloro che volevano ucciderlo. E quel bacio è un bacio traditore, purtroppo. E dice il Vangelo: e Satana entrò in lui. Certamente Giuda non era pienamente consapevole, ma è caduto nel tradimento ed è caduto in quella notte. In effetti il testo del Vangelo dice: dopo l'uscita di Gesù, dopo l'uscita di Giuda dal cenacolo, dove si stava consumando
la prima Eucaristia. Dice il Vangelo, Giuda uscì ed era notte. Era notte non solo meteorologica, ma era notte nel cuore di Giuda, come è notte nel cuore di ciascuno di noi quando ci allontaniamo da Dio, quando non rimaniamo nella luce del Signore, quando non rimaniamo nella grazia di Dio. Perché più che giudicare Giuda, noi dovremmo puntare il dito verso noi stessi e chiederci: come seguo il Signore Gesù? Come accompagno Gesù in questo mistero di passione, di morte e poi di risurrezione? Come vivo la mia vita cristiana, il mio essere discepolo? Perché anche noi possiamo esprimerci come ha fatto Pietro. Pietro che dice: io darò la mia vita per te. E poi giustamente Gesù anticipa a Pietro il rinnegamento, un tradimento, un rinnegamento e un abbandono, quello di Giovanni sul petto di Gesù. Sappiamo bene quanto Gesù amava Giovanni, il più piccolo dei discepoli, e Gesù che dice a Giovanni: colui che ha intinto con me la mano nel piatto mi tradirà. Anche noi vogliamo mettere il nostro capo sul petto di Gesù, quasi a dirgli: Signore, non vogliamo lasciarti. E Signore, aiuta anche noi a vivere le nostre passioni, magari forse anche i nostri tradimenti, i nostri rinnegamenti. Usaci misericordia. Sono scene queste che dicono una grande umanità di Gesù. Eppure Gesù, in questo tradimento e anche nel rinnegamento di Pietro, continua il suo percorso. Non è stato certamente facile per Gesù subire il tradimento di Giuda, ma tutto doveva compiersi fino alla fine. Chiediamo al Signore che ci aiuti a rimanere fedeli noi, e nonostante i nostri rinnegamenti, tradimenti, infedeltà, qualche volta superficialità nella nostra fede, il Signore ci aiuti a rimanere uniti a Lui. Il Signore ci aiuti a seguirlo, anche quando si tratta di seguirlo sulla via della croce, anche quando si tratta di seguirlo prendendo la nostra croce quotidiana. Vogliamo pregare davvero il Signore per tanti che tradiscono il Signore, che lo rinnegano anche pubblicamente, coloro che si sono allontanati, in quanti è notte nel cuore, nella mente, in quanti sono lontani dalla luce del Signore. Allora verifichiamo la nostra vita davanti a questa parola di Dio e chiediamo al Signore che ci usi sempre misericordia per seguirlo fino alla fine. Il salmo di risposta alla prima lettura ci ha comunicato sentimenti di confidenza. Insieme a Gesù, maestro tradito e rinnegato, affidiamo la nostra vita a colui che può salvarla dal non senso della morte. Diciamo insieme: ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Ricordati delle tue chiese che soffrono persecuzione, derisione e disprezzo, noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Ricordati dei missionari e di tutti i ministri della parola, rendili luce delle nazioni, affinché la tua salvezza sia portata fino all'estremità della terra, noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Ricordati di coloro che sono traditi e abbandonati dagli amici e dalle persone più care. Fa che ritrovino il coraggio di sperare e non perdano la forza di amare, noi ti preghiamo.
Ricordati di Signore nel tuo regno. Ricordati di noi che qui celebriamo i santi misteri. Fa che nel momento della prova non ci lasciamo vincere dalla paura, tanto da fuggire e da rinnegarti. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. In questa messa vogliamo ricordare particolarmente Maria e Gianni nel 40° anniversario del loro matrimonio, perché il Signore continui a effondere su di loro e sui loro familiari vita e salute. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Hai gradualmente visto, Signore Gesù, il fallimento del tuo progetto e l'abbandono dei tuoi discepoli, ma come il servo di Dio cantato da Isaia hai conservato integra la tua confidenza nel Padre. Dona anche a noi la forza dello Spirito Santo per non scoraggiarci nel vivere la nostra fede battesimale. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, Signore, l'offerta dei tuoi fedeli. Tu che ci rendi partecipi di questi santi doni, fa che giungiamo a possederli pienamente nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, o Santa, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie.
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce, risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore. O Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Nicola il Pellegrino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Padre non ci abbandoni alla tentazione, e quando anche noi, come il Signore Gesù, entreremo nella notte della prova e della croce, il Padre non permetta che perdiamo la confidenza in Lui, al quale osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma ti ho salvato. Voi che seguite la diretta da casa, vivete in questo momento, nell'intimità della vostra coscienza, la comunione spirituale, chiedendo al Signore misericordia, ma soprattutto chiedendo al Signore di venire nel vostro cuore, nella vostra mente, dentro di voi, per fare comunione con Lui. Desiderate di ricevere l'Eucarestia, certamente quando terminerà questa lontananza fisica, ma c'è una vicinanza spirituale, quella che adesso potete vivere lì a casa, chiedendo al Signore la comunione spirituale. Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Preghiamo. Padre misericordioso, questo pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. La tua misericordia, o Dio, liberi dalle insidie dell'antico peccato il popolo a te sottomesso e lo renda capace della santità di una vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Continuate ad accompagnare Gesù fino alla Pasqua e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta,
ogni lingua ed ogni cuore. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, che con la tua santa croce hai redento il mondo.